chi siamo? Avanti. Guardiamoci dentro e diciamolo a noi stessi. Chi siamo davanti a Dio? Come viviamo la nostra fede? Per cosa investiamo le nostre energie? Se dovessimo scegliere un'immagine, o se altri la dovessero scegliere per dire qualcosa di noi, che cosa sceglieremmo o che cosa sceglierebbero? Quella dello scriba, che legge, custodisce, protegge da errate interpretazioni la legge di Dio, che per noi è la sua parola, o l'immagine del discepolo, chiamato invece a imparare, ad attendere, a comprendere? Quale delle due? Lo scriba o il discepolo? Oggi si tratta di accettare la sfida del Vangelo. Ognuno di noi, anche il più preparato, anche chi esercitasse un ministero della parola riconosciuto, è chiamato a smettere di trattare la parola di Dio da scriba e imparare a relazionarsi ad essa da discepolo. Tutti, nessuno escluso, siamo chiamati a diventare discepoli del regno, di quel regno per il quale Gesù ha chiesto conversione, o più precisamente ribaltamento di mentalità. Dobbiamo imparare a diventare discepoli di quel regno che, come un tesoro nascosto, vive in noi e nella storia, e rende bella ogni cosa, e rende prezioso tutto ciò che tocca. Ed è talmente ricca la sua presenza da rendere bello ogni giorno, carica di gioia ogni scelta, anche la più faticosa. Dobbiamo imparare a diventare discepoli di quel regno che, come un folle mercante, dà tutto, ma proprio tutto, pur di riuscire a ottenere la perla preziosa. E pensateci, perla preziosa è ognuno di noi, il mercante è Dio. E tutto ciò che Dio ha dato pur di averci è suo figlio Gesù. È di questa follia che dobbiamo diventare discepoli. E ancora, dobbiamo imparare a diventare discepoli di quel regno simile a una rete che raccoglie, raccoglie sempre, raccoglie tutti. Una rete che non esclude, ma tira a sé. Diventare discepoli di questo regno visibile in Gesù ci renderà capaci di condividere il tesoro, di offrire cose antiche e di non farci spaventare dalla novità che pulsa nel regno dei cieli e che arricchisce ogni storia, la nostra storia personale e la storia del mondo. Buona domenica a tutti da cantalavita.com.